un evento straordinario, fermo restando che la compostezza fa rima anche con la scaramanzia, nel senso che lo sfogo principale la gente lo vuol fare dopo la partita, chiaramente. Grazie, allora ad Alfredo Pedullà, torniamo sulla curva nord. Italiano, e guardate come si dipinge la curva nord. Io praticamente, Michele, ho davvero i brividi a raccontarvi questo grandissimo schermo panoramico che racchiude praticamente tutta la curva nord, con questo corona d'alloro che disegna, che fa da cornice al logo del Catania Calcio, con questo elefante, con questo colore rossa-azzurro e con questa dizione della curva nord, mentre sfilano anche due cabriolet gremite da belle donne che portano a spalla la bandiera del Catania. Ma è veramente l'emozione più grande dirvi che la curva nord ha dimostrato ancora una volta, insieme a tutta la tifoseria del Catania, perché anche alla sud stanno tirando fuori uno striscione anche questo, con questa grande colonna d'alloro con scritto curva sud per il Catania, le due curve che si baciano, e Busetta è uno dei pochi stadi d'Italia dove ci sono praticamente due curve che si baciano, che si riflettono e danno questo effetto surround della tifo della formazione. Vantaggio del Catania, 14 minuti e 30 secondi, ha segnato Spinesi su cross di Baiocco, colpo di testa di Spinesi. Ginestra aveva dato la sensazione di potersi opporre e invece la palla è finita dentro. Intervento difettoso che lascia molto a desiderare da parte di Ginestra, e palla che finisce in rete. In questo momento il Catania è in Serie A. Bonazzi sostenuto da Iacopino, c'è Nello Russo al centro, a destra Colombo si sposta, va Nello Russo a cercare la conclusione, palla dentro! Ed è il pareggio dell'Albino Leffe con Nello Russo, clamoroso, 40 minuti e mezzo. Catania 1, Albino Leffe 1, ottima girata di sinistro e traiettoria che ha scavalcato Pantanelli. 50.000 mani allo stadio Massimino devono trascinare la squadra, 50.000 applausi, 25.000 urla ad incitare, a spingere da nord a sud il pallone alle spalle di Ginestra. Catania deve vincere questa partita, deve vincere la partita contro un Albino Leffe che è venuto a Catania a far da guastafeste, ha trovato il gol al 40° con Nello Russo, ma il Catania ha i polmoni, i muscoli all'acido lattico, ci penseremo solo dopo. Possesso di palla per Del Core, lo scambio con Mascara viene esteso al limite dell'area, l'arbitro lascia correre per il vantaggio e poi gol! Il gol di Del Core! Del Core! Il gol! Il gol! Il gol! Mamma mia, il gol di Umberto Del Core! Il gol! Il gol di Umberto Del Core! Incredibile! Il gol del 2-1! Del Core va a togliersi la maglia, le mutande, gli slitti, i calzoni, ma che importa? All'ottavo minuto, pallone che è stato gestito da Mascara, Baiocco filtrato, c'era stato un fallo, questa volta era stato bravo Farina a lasciar correre, ammonizione per Umberto Del Core, ma sarà probabilmente un gol che passerà alla storia. Catania ha avuto il merito proprio all'inizio della ripresa di rimettere il match nella carreggiata giusta rispetto ai suoi interessi. E poi non ha rischiato nulla, perché Pantanelli non ha fatto una parata nel secondo tempo. È un Albino Leffe che comunque nel... Intanto Farina ha fischiato la fine. È la fine, il Catania torna in Serie A battendo per 2-1 l'Albino Leffe. Linea Pandolfini, se riesce a darci qualche... Marino, qui siamo in vai pure, vai pure. Un'altra sofferenza immensa, ma ce l'avete fatta. L'abbiamo fatta. Oh, abbiamo un gruppo straordinario.
un gruppo straordinario, meritavamo questa vittoria. Ha vinto anche il suo gioco, la filosofia. Ha vinto un gruppo di ragazzi straordinari, ha vinto una società che mi ha messo nelle condizioni di lavorare bene. Questo vale per tutti quelli, anche per i ragazzi che non ci sono più, che hanno perso la vita per... Venito la folla già esultante, adesso lo squadrone scenderà in maglia rosso-azzurra per stemma l'elefante. Questo è il Catania della Serie A. Forza Catania, passa subito all'attacco, ora è il tempo di segnare. Rovesciata ed una cannonata in porta di Baggià, fugge veloce l'ala, scocca un bel traversone ed ecco che il pallone la rete sfonderà. Forza Catania, subito all'attacco perché devi ti segnare. Forza Catania, non fermarti ma galoppa per restare sempre là. Travolgente, alquanto emozionante, si dice vincerà, non vincerà, il pubblico è fremente.